Grazie Presidente. Allora, qui c'è da fare un po' di chiarezza su tante responsabilità che sono state individuate da diversi interventi. Molti hanno ribadito che questo atto fatto il 31 di dicembre è una giornata particolare, ma la giornata particolare non è stata individuata da Roma Capitale, ma è stata imposta dalla Regione Lazio, che ha chiesto di fare una delibera entro quella data. È così, io vi sto dicendo la verità, non sapete neanche come sto intervenendo. Sì, perché la Regione Lazio ha imposto in una trattativa con Roma Capitale di dover fare una delibera entro il 31 dicembre, per cui forse bisognerebbe prendere a i veri responsabili di certe scelte. Io vorrei soffermare su diversi aspetti. Il ciclo di rifiuti è un ciclo abbastanza complesso, ovviamente c'è la raccolta, dove Roma Capitale è il soggetto primario a dover effettuare la raccolta attraverso la società AMA. Poi bisogna andare con i rifiuti verso gli impianti nel trattamento intermedio e poi bisogna individuare i siti dove poter portare questi rifiuti. Le responsabilità sono diverse sono molteplici. Ora, per favore, un attimo solo, consigliere. Allora, chiedo cortesemente di consentire l'intervento di ogni consigliere, per favore. Allora, sì, vorrei, grazie Presidente, le responsabilità sono molteplici e vorrei sottolineare, come ho sentito anche in un intervento, che noi ci ritroviamo in una situazione in cui c'è un piano rifiuti che è stato fatto nel 2012, l'individuazione dei siti è una responsabilità della Regione e quel piano dei rifiuti del 2012 oggettivamente è inattuato. Ci ritroviamo con una Regione Lazio che 3 anni fa, nella legge di stabilità approvata il 31 dicembre del 2016, ha detto che la discarica di Colleferro andava chiusa, ma in 3 anni non ha fatto nulla per poter individuare un sito alternativo. Peraltro adesso c'è anche una sentenza del TAR che dà ragione a un privato dove indica alla Regione di dover individuare i siti. Questo è in risposta alla diatriba che c'è stata nel corso degli anni su chi doveva individuare un sito. Ebbene, questa la situazione nella quale noi ci stiamo trovando. Io lo dico subito, per quanto mi riguarda, io credo che la mozione che è stata presentata da Fratelli d'Italia avrà sicuramente il mio voto favorevole per diverse ragioni. Sono perfettamente consapevole della situazione che c'è in Valle Galeria. Questo è un punto importante nella decisione che noi dobbiamo prendere. Purtroppo Roma Capitale è stata vittima di una trattativa, di un'imposizione da parte della Regione a dover individuare un sito per effettuare una discarica, e questo oggettivamente ci ha messo in forte difficoltà. Ora la Regione Lazio dovrà fare il suo, dovrà sicuramente chiudere il piano che da troppi anni è inattuato. Ora, per quanto riguarda il sito individuato, oggettivamente sono stati evidenziati tanti aspetti che effettivamente devono portare ad una riconsiderazione di questo sito. Lo hanno detto anche altre persone che sono intervenute in questa discussione, per cui io credo che purtroppo la fretta con cui è stata presa questa decisione e la responsabilità della Regione Lazio, che ha voluto scaricare il cerino della individuazione di un sito su Roma Capitale, ha fatto sì che ci ritroviamo in questa
in questa situazione. L'immobilismo della Regione Lazio è stata determinante per arrivare a questo stato. Io non mi voglio nascondere dietro un filo d'erba, per carità, ci sono delle difficoltà anche nella raccolta dei rifiuti a Roma, ma è un problema diverso, un problema parallelo, non è un problema sull'individuazione dove portare i rifiuti, perché anche se oggi avessimo ottenuto dei grandissimi risultati sulla diminuzione dei rifiuti o piuttosto sulla raccolta differenziata, oggettivamente oggi ci troveremmo nel punto di dover comunque dover indicare un sito. Perché? Perché c'è una Regione Lazio che doveva fare un lavoro e non l'ha fatto. Per cui sì, per cui noi ci troviamo. Ho sentito anche delle cose. Qui dice adesso Roccacencia sta scoppiando. Qualcuno sta dimenticando anche l'anno orribile che noi abbiamo passato. Perché nel 2018 noi ci siamo ritrovati alla fine del 2018 che l'impianto del salario è stato incendiato e ci siamo ritrovati con un impianto in meno. Poi tutti sanno che nella silenzio nel corso del 2019 ci sono stati anche c'è stata anche la manutenzione degli impianti di Colari, di due ne ha funzionato uno. Questo ha messo oggettivamente in difficoltà nella raccolta Roma Capitale. Però io lo ripeto. Si avvia a concludere, consigliere. Sì, grazie. Per questo motivo noi ci ritroviamo in questa situazione e dobbiamo prendere una decisione. Pertanto io dichiaro il mio voto favorevole alla mozione di Fratelli d'Italia e il mio voto di astensione a quella del Partito Democratico, perché il Partito Democratico della Regione Lazio non solo fa un errore nel testo che scrive, ma il Partito Democratico della Regione è uno dei primi responsabili della situazione in cui noi ci stiamo trovando. Grazie.